Il primo è quello della comprensione delle allegorie fondamentali, proprio, delle allegorie che ci insegnano, fin dalla partenza, fin dall'inizio di questo percorso, come interpretare i dati caratterizzanti dell'intero sistema. Per questo motivo, io credo che non sia corretto parlare di identificazione con peccati delle tre fiere iniziali. Più che peccati, sono delle disposizioni al male, degli elementi che hanno messo l'umanità nella condizione di arrivare ad un livello di corruzione e di ribaltamento delle regole di corretta convivenza. Queste tre fiere non hanno soltanto una valenza latamente morale, ma anche una precisa valenza politica nel senso ampio del termine. E a questo punto diventa inaccettabile l'interpretazione tradizionale che vede nella lonza la lussuria. Dante non aveva una mentalità così retrograda dal punto di vista della sessualità come quella che nascerà nel mondo occidentale dopo la Controriforma. Per l'uomo del Medioevo cristiano, la sessualità è qualcosa di naturale. Anche andare al suo estremo è sì una contraddizione rispetto a questo istinto naturale all'amore che è di per sé buono, ma non così grave, non così pesante da poter essere stigmatizzata al punto da essere considerata uno degli elementi, una delle disposizioni al male che blocca la società nella risalita verso il bene. E ce lo dimostra proprio Dante nella sua strutturazione. Riflettiamo sul fatto che la lussuria è punita solo nel secondo cerchio dell'inferno, quindi in una zona iniziale della dannazione infernale, e addirittura nel purgatorio è punita nella settima cornice, quindi nella cornice più vicina in assoluto alla liberazione dell'Eden. C'è da dire anche, tra l'altro, che la lussuria, secondo natura e contro natura, in purgatorio non avrà una vera e propria distinzione. Sono tutti nella stessa cornice, peccatori secondo natura e contro natura, semplicemente corrono in questo fuoco, gli uni in una direzione, gli altri nella direzione opposta, perché c'è già stata una purificazione del peccato materiale, c'è stato un pentimento e un perdonare, pentendo e perdonando, diranno i penitenti nel quinto canto del Purgatorio, che ha permesso di arrivare al percorso di purificazione che porterà alla salvezza. Quindi, se non possiamo prendere come termine di spiegazione per quanto riguarda la lonza la lussuria, quale altro elemento possiamo trovare come disposizione al male che blocca l'uomo nella risalita verso l'ascesa spirituale, la risalita verso il contatto con ciò che c'è divino nel nostro modo di essere. Bisognerà cercare qualcosa che ci rimanda alla situazione politica del tempo. Così come la selva oscura, la selva selvaggia, l'amara selva, la trista selva diventa una rappresentazione dell'infernalità della situazione di Firenze, la lonza, come aveva ben capito Lodovico Castelvetro nel Cinquecento, è lui l'inceptor, l'iniziatore di questa interpretazione, rappresenta quell'invidia che dentro Firenze ha impedito di pensare al bene comune. Questa incapacità, questa impossibilità di vedere la necessità del bene anche altrui e non solo egoisticamente di sé o della propria fazione politica. Perché questo? Perché in questo modo si struttura perfettamente all'interno del sistema il rimando che poi compare nel sesto canto dell'inferno e nel quindicesimo canto dell'inferno. Superbia, invidia, avarizia sono le tre faville che hanno i cuori accesi. Sosterrà Ciacco, che era un cittadino fiorentino, e Brunetto Latini, altro cittadino fiorentino, Brunetto Latino, anzi, come sostiene giustamente Julia Bolton Holloway qui presente, ci dice che i fiorentini sono gente avara, invidiosa e superba. Vedete quindi questa terna combinata per questo omaggio alla variazio, così caro anche a Dante Alighieri e come tipico della ricerca retorica letteraria, compare ben tre volte a darci indicazione. Quindi, prima identificazione, lonza, leone, lupa. Nulla da ridire sull'identificazione del leone nella superbia violenta, nulla da ridire nell'identificazione della lupa con l'avarizia, cioè l'avidità di possesso di beni materiali, etimologicamente, no proprio, ma tanto da ridire invece su questa identificazione con la lussuria che non regge, che è scorretta. Quindi qui siamo di fronte a un'indicazione morale, invidia, superbia, avarizia, che
e allo stesso tempo politica. Firenze, la Lonza. Perché? Perché questa invidia fiorentina viene rappresentata nella Lonza? Perché la Lonza è un animale alla gaetta pelle, con la pelle screziata, maculata, e ben si presta a rappresentare le divisioni interne, la guerra civile fiorentina tra guelfi di parte bianca e guelfi di parte nera. Il leone, che come tutti potete immaginare è anche un simbolo regale, ben si presta a rappresentare quel re di Francia, Filippo IV il Bello, che in quegli anni si contrapponeva per egoistico pensiero al proprio stato, al dominio sovranazionale dell'imperatore. Nella lupa è facile raffigurare la figura di Bonifacio VIII, il vertice della Chiesa Cattolica Romana, un papa indegno, ateo, aveva sostenuto addirittura che l'aldilà non esiste, è solo una baggianata inventata per imbrogliare i gonzi che ci credevano, quindi pensate un po' che personaggio, e tra l'altro uno dei principali artefici, una delle principali cause dell'esilio di Dante. Perché sostengo questo? Perché appunto c'è un richiamo strutturale, linguistico, di pensiero all'interno delle varie fasi di questo percorso, di questo viaggio, della costituzione di questo poema. Diventa così importante comprendere come vadano identificate moralmente e politicamente le tre fiere, diventa importante capire da chi si attendeva Dante Alighieri la liberazione di questa umile Italia. Un personaggio italiano rappresentante dell'imperatore. Diventa importante capire anche all'interno del terzo canto dell'Inferno con chi va ad identificata l'ombra di colui che fece per viltà del gran rifiuto. Alcuni critici letterari hanno sostenuto addirittura che Dante in realtà lo ha voluto lasciare vago, indefinito, e che non è possibile trovare la connotazione per la quale questo personaggio possa avere un'identificazione storica. Ma sarebbe, come ben capite, antieconomico costruire un sistema del genere per lasciare nell'indeterminatezza l'identificazione di questo personaggio. Personaggio che compie non un gran rifiuto, ma il gran rifiuto, quello per antonomasia. E a poco serve il fatto che nel 19° canto del Purgatorio Papa Adriano V utilizzi questo stesso aggettivo grande per il gran manto papale. È un aggettivo troppo generico, usatissimo all'interno di questo poema, mentre l'idea del rifiuto linguisticamente non si sposa con ciò che ha fatto l'incriminato Pietro Dal Morrone, diventato papa per pochi mesi con il nome di Celestino V. Pietro Dal Morrone, diventato papa con il nome di Celestino V, non ha fatto un rifiuto, ha fatto una rinuncia, ha accettato di essere eletto papa. Per alcuni mesi, fino al dicembre del 1294, è stato effettivamente papa. Poi abdica, consigliato anche proprio da Benedetto Caetani, che diventerà il papa successivo, Bonifacio VIII, appunto, grande esperto di giurisprudenza, che gli fa capire che è legale questa abdicazione. Una rinuncia quindi al titolo di papa, al ruolo di papa che aveva accettato nell'estate di quello stesso anno, ma non un rifiuto. Il gran rifiuto per antonomasia, per un cristiano, non può che essere il rifiuto di giudicare Cristo operato da chi in quel momento storico rappresentava l'impero. Rappresentava l'impero e non svolge la sua funzione di giustizia. Anzi, Ponzio Pilato sa benissimo che Cristo è un giusto. Sua moglie glielo riconferma attraverso un sogno profetico. Eppure, come ci viene ricordato nel Vangelo di Giovanni, quello che leggeva Dante dalla Vulgata di San Gerolamo, no? Quando Ponzio Pilato sente rumoreggiare maggiormente la folla fuori dal suo palazzo, perché volevano che consegnasse Cristo nelle loro mani, ci dice il testo latino di Giovanni, magis timuit, ebbe ancora più paura, e quindi per viltade, per vigliaccheria, rinuncia alla propria funzione di amministratore della giustizia dell'impero romano e chiede che gli vengano portate una bacinella e dell'acqua per potersi lavare le mani dal giudizio di questo giusto. Questo è il gran rifiuto che viene stigmatizzato nella figura di Ponzio Pilato. Questo è quello che ci viene, secondo me, presentato. E questo rientra benissimo nello stesso sistema, cioè un incontro iniziale all'interno della realtà infernale
con il personaggio che ha determinato la mancanza del giudizio di Cristo, pur riconosciuto giusto, che si conclude in questo itinerario infernale con il traditore di Cristo, che è l'ultimo personaggio incontrato, identificato nella bocca centrale di Lucifero. Su questo elemento mi ha fatto giustamente riflettere anche la qui presente Maria Beatrice di Castri. E quindi è un elemento che perfettamente si inserisce in questa determinazione. Ma al di là di tutte queste determinazioni puntuali, cosa vorrei far capire in questo nostro incontro? Vorrei far capire per quale motivazione Dante ha voluto costruire questo sistema preordinatamente organizzato che è la commedia. Paradossalmente, da un atto malvagio, come è stato l'ingiusto esilio di Dante, perché dovete sapere che nel 1965, per l'anniversario della nascita di Dante Alighieri, proprio qui a Firenze è stato istituito dal docente universitario un processo a Dante, la parte dell'accusa, la parte della difesa. E documenti alla mano è stato dimostrato che l'accusa e la condanna di Dante Alighieri in contumacia, in sua assenza, perché come ci testimonia Dino Compagni nella sua cronica, un'opera piccoletta ma veramente deliziosa, Dante in quel momento si trovava come ambasciatore dei Bianchi insieme a Corazza d'Assigna e un altro personaggio di rilievo come ambasciatore nella Roma papale, Dante viene condannato in contumacia ingiustamente di baratteria e concussione, cioè di aver l'anno precedente, quando nel bimestre 15 giugno-15 agosto è stato uno dei sei priori della città di Firenze, quindi per 2 mesi rinchiuso qui vicino nella Torre della Castagna perché potesse legiferare senza tentativi di corruzione dall'esterno, è stato accusato di aver fatto leggi ad personam, di aver venduto cariche pubbliche, di aver fatto leggi su pagamento per favorire qualcuno, ma è un'accusa ingiusta. A questo atto ingiusto e malvagio, Dante, invece di rispondere con odio, risponde con quello che io ho chiamato il dono di Dante Alighieri nell'intitolare questo libriccino, un dono d'amore. Ribalta questo odio, questa invidia che l'ha cacciato da Firenze e compie un atto d'amore nei confronti dell'umanità. Un poema nel quale possa distogliere i viventi dalla miseria di questa nostra vita e condurli verso la felicità, la conoscenza della verità, del bene che è felicità. Vedete quindi che Dante opera un percorso ben preciso. Da questa timidezza iniziale, Dante acquista fortezza e diventa un magnanimo, termine che viene usato solo nell'inferno. Ma cos'è un magnanimo? Un magnanimo è la degna rappresentazione della nostra complessità di essere umani per ciò che abbiamo in potenza dentro di noi. Cioè, questa grandezza d'animo che può essere vista in chiave negativa e positiva a seconda degli atteggiamenti che si assumono e delle scelte che si fanno. Questa magnanimità, questa grandezza d'animo deve trovare un proprio compimento in questo sistema evolutivo che è la commedia e lo trova. Diventa non soltanto grandezza d'animo, ma grandezza delle proprie operazioni. La magnanimità, Dante ci dimostra, si deve fare con azioni grandi. Magnificenza che contiene il verbo fascio, quindi l'azione. E guarda caso questo termine compare solo 3 volte e solo nella Cantica del Paradiso. 17° canto del Paradiso, verso 85. Il termine viene utilizzato dal Crisavoro di Dante Alighieri, Cacciaguida, in riferimento a Can Grande della Scala. Guarda un po', un personaggio così magnificente, così grande e giusto nelle sue azioni, che perfino i nemici non potranno tenere la lingua muta, ci dice Cacciaguida, e lo loderanno, lo esalteranno. Paradiso, canto 31, verso 88. La tua magnificenza in me custodi. Questo lo dice Dante stesso, rivolgendosi con una preghiera di ringraziamento a Beatrice, che gli è scomparsa come guida proprio alla fine, lasciando il posto a San Bernardo da Chiaravalle, ed è ritornata nella sua collocazione, almeno apparente, del terzo cielo, il cielo di Venere, il cielo degli spiriti amanti. Ultima occorrenza di questo termine, magnificenza, paradiso, guarda un po', canto 33, ultimo del paradiso, nonché 100° canto della commedia, in cui San Bernardo da Chiaravalle
indica con questo termine l'essenza della donna perfetta, Maria, la Madonna. Al 20° verso di questo 33° canto, in questo modo, con questo termine, San Bernardo da Chiaravalle si rivolge a Maria. Vedete quindi che cosa sta facendo Dante? Deve passare dalla condizione di magnanimo alla condizione di magnificente. Un Dante che diventa, oltre che poeta, profeta. E come può attualizzare tutto questo? Ce l'abbiamo sotto gli occhi, costruendo questo dono, costruendo un poema unettrino che in questo caos del mondo corrotto, in questa situazione del sovvertimento delle regole di convivenza civile, riporti ordine. Un universo, un al di là, fatto non per parlare ai morti, ma per parlare a noi vivi, perfettamente, geometricamente, matematicamente, linguisticamente, musicalmente ordinato. È questa la forza della poesia. È questo che Dante compie con questo suo dono. E mi confortano in tutte queste mie prese di posizione anche via via commenti inediti che ho scoperto all'interno delle biblioteche nazionale e laurenziana. Per esempio, il fatto che quando noi accettiamo troppo passivamente dati tradizionali traditi da secoli sull'interpretazione di Dante, non ci rendiamo conto che ci possono essere voci discordanti, come quelle che si trovano fin dai primi commentatori. Ho trovato, per esempio, un commentatore trecentesco che mi dice, nella Biblioteca Medice Laurenziana, che mi dice che la lonza sì, viene tradizionalmente interpretata come la lussuria, ma a lui sembra piuttosto la vanagloria, questa vanitas, questo attaccamento a ciò che è vuoto. Poi trovo appunto Castelvetro che mi dice che invece questa lonza non può essere interpretata con la lussuria, perché ciò sarebbe in contraddizione con il passo del 16° canto dell'Inferno di Dante. Quindi Castelvetro aveva capito perfettamente che eravamo all'interno di un sistema nel quale le parti e le parole si richiamavano. Sarebbe stato in contrasto con il canto del 16° dell'Inferno, nel quale Dante fa dire che la corda che si deve sciogliere per richiamare Gerione gli era servita diverse volte per tentare di acchiappare questa lonza. Molto meglio, dice Castelvetro, rifarsi al concetto di invidia. E vedete quindi cosa si crea all'interno di questo sistema? Si crea tutta una serie di riferimenti che ci fanno capire come, veramente per spiegare Dante come sosteneva Giovanni Pascoli, un grande dantista sottovalutato, o addirittura sbeffeggiato alla sua epoca, semplicemente perché era molto avanti con i tempi, e ora vi dimostrerò quanto era avanti con i tempi, aveva capito perfettamente queste rispondenze strutturali e linguistiche. Aveva capito che a un antinferno corrisponde un antipurgatorio, un antiparadiso. Aveva capito, e lo scrive a fine 800, oltre 40 anni prima del celebre Erich Auerbach, e io lo so perché ho pubblicato i suoi commenti inediti a Dante, rintracciati a Castelvecchio Pascoli, nella sua casa museo. A fine 800 Pascoli aveva già scritto che Dante si pone come figura Christi. La realtà figurale Pascoli l'aveva individuata 40 anni prima di Auerbach. Lo potete trovare nell'edizione che ho fatto grazie alle Cariti, di questi scritti inediti di Pascoli, conservati appunto nella sua casa, Museo di Castelvecchio Pascoli. Quindi vedete, si tratta di capire, come diceva Pascoli, che per interpretare Dante bisogna capire ciò che faceva scienza per lui e per gli uomini del suo tempo e interpretare Dante con Dante. Anche questo Pascoli lo scriveva già nel 1898, pensate, oltre 120 anni fa. E inoltre aveva compreso che le finalità di Dante erano allo stesso tempo morali e politiche, perché è questo che Dante vuole comporre. Dante è un poeta, non è un politico, non è un filosofo, è un poeta. Compone un poema appunto per distogliere i viventi da questo loro percorso sbagliato, per riportarli verso la felicità. Ma come si realizza questa felicità? In tre fasi.
la presa di coscienza dell'infernalità nella quale abbiamo ridotto la nostra esistenza, la difficile ma doverosa risalita verso il bene costituita dal purgatorio, con questa salita su per le cornici del purgatorio, per ricostruire una società funzionante, una societas, una civilitas che funzioni, che riprende il controllo delle regole di civile convivenza. E per fare questo è indispensabile avere chi applica una giustizia che c'è, come ci viene ricordato nel sesto canto del Paradiso attraverso la figura dell'imperatore Giustiniano, colui cioè che cura il corpus iuris civilis, dal quale ancora oggi l'intera società occidentale sostanzialmente dipende. Sostanzialmente il nostro sistema giuridico è ancora basato sul corpus iuris civilis, quindi segno che funzionava bene. E la terza fase è quella della comprensione, una volta presa coscienza di questa parte oscura che si può annidare nel nostro animo, una volta presa coscienza di questo bisogno di risalire verso la ricostituzione di una civilitas, di una societas ben funzionante attraverso l'applicazione della giustizia e le regole della fratellanza e della solidarietà, la comprensione anche di quella componente divina che è in noi. L'uomo, e l'uomo Dante come rappresentante dell'intera umanità, compie questa salita, questa ascesa verso il divino. Perché questo divino fa riecheggiare in noi la parte più nobile dell'essere umano, la parte intellettiva, la parte spirituale, quell'elemento che ci rende veramente uomini, con un preciso messaggio. Il preciso messaggio è questo: poiché in paradiso verranno ritrovate le figure di Adamo ed Eva, Dante troverà anche questi due personaggi, Dante ci sta dando un messaggio di speranza. Dante non spera soltanto in un intervento del divino, Dante ci sta indicando che l'uomo deve fare la sua parte. Il suo dono consiste in questo, un risveglio della coscienza che ci faccia tendere finalmente verso questa riconciliazione con la componente del divino che riecheggia in noi e che va trasferita, riprendendo il modello appunto celeste, il modello paradisiaco, nella nostra vita di oggi, nella nostra vita quotidiana, nella nostra società, nel nostro vivere in questa realtà illusoria che è il mondo fisico, ma che ha un senso, perché dovrà trovare poi un completamento proprio in questa realtà divina che ci permette di conciliarci con la componente più nobile che c'è nel nostro essere uomo. Vi ringrazio. Vi invito a questo punto a proporre.